impostazione di molti contenuti della pianificazione urbanistica che ancora oggi troviamo spesso in discussione, non tutti soggetti ad avanzamenti significativi, ma come ci siamo inseriti proprio in questi anni, nel senso che a me è più noto il piano di Vladimiro Dorigo per Venezia, che Vladimiro Dorigo fece come assessore più o meno negli stessi anni, in cui molti però di questi stessi problemi, pur in una situazione un pochino diversa ovviamente, per il contesto territoriale diverso, ci sono numerosi punti in comune. Comunque l'inquadramento intercomunale, perlomeno la tutela appunto del territorio rurale e molte altre questioni sono tuttora appunto presenti anche nel tentativo, diciamo, di forma della legge regionale sul governo del territorio, che proprio in questi giorni abbiamo approvato in giunta regionale. Claudio Gretti, geografo per responsabilità anche dell'esperienza condotta con Betti, se non ho capito male leggendo il pezzo che ti accingi a presentare. Allora, io ho messo questo titolo al mio intervento, il comprensorio, questo termine desueto, proprio per ricordare una fase almeno del lavoro che mi è capitato tra l'altro di fare insieme a Betti, che riguardava sempre la tematica dell'inquadramento intercomunale, come stava dicendo adesso Anna Massoni. Quindi io tratterò di un periodo limitato che va dal 63 al 73 e che comprende quindi tre esperienze, che rappresenterò, in cui quindi si mescola un po' la memoria mia personale, per fortuna appoggiata sulla documentazione che è stata raccolta dal Archivio di Stato, presso il quale ho potuto ritrovare delle cose che altrimenti, infatti, me le sarei dimenticato, comunque di cui vagamente mi ricordavo. È stata un'esperienza anche emozionante, perché ritrovare appunto tutte queste carte che metteva via e conservava, cioè non buttava mai via nulla. Io ho ritrovato degli appunti, molta roba scritta da me. Per fortuna a quel tempo scrivevo in una maniera leggibile, quindi oggi non avrei potuto fare una cosa del genere. Quadernini, tutti i famosi quaderni che sono stati citati altre volte stamattina, scritti anche a quattro mani, con denti, con poi momenti di stanca, di segnini, scarabocchi, perché poi durante le riunioni con i sindaci ci si annoia molto, credo che sia bene anche. E tutto questo materiale è stato di grande... ritrovare, rivedere queste cose, ritoccarle, è stato molto interessante. E cosa che probabilmente non finiva neanche in quel periodo, diciamo, di un paio di mesi fa, quando ho frequentato appunto l'archivio, gli scatoloni, le filze dell'Archivio di Stato, dove è stato depositato e per fortuna opportunamente catalogato dalle curatrici. Ringrazio molto in particolare Paola Rinco, che è quella che si è occupata soprattutto della parte urbanistica. Mi sono accorto poi ieri, visitando la mostra, che non era finita lì, perché alcune cose che aveva per l'appunto conservato Marco Massa, che poi di cui ci parlerà dopo, nell'archivio non c'erano, quindi vabbè, anche io ho portato in archivio alcune cose che avevo a casa, che pur essendo disordinata, avendo buttato via tanta roba, ho potuto ancora, una delle tavole che sono alla mostra viene da casa mia. Del piano intercomunale del progetto. Quindi diciamo che è interessante che ci sia questa possibilità di ricostruire una memoria diretta, ma attraverso anche una documentazione che si può quindi individuare. E soprattutto credo che la cosa, il motivo di interesse di questo lavoro non è solamente, anzi non è per niente accademico, ma deriva dal fatto che sono tematiche che oggi hanno una rilevanza notevole, quella dei comprensori, dei piani intercomunali. Una volta è stato introdotto area vasta come termine, credo, da Bernardo Secchi, che poi è un termine un po' vago. Viceversa, al tempo di Detti, i comprensori dovevano avere dei limiti e un inquadramento ben preciso. Io do per letto comunque chi
vuole, se lo leggerà, l'intervento che ho preparato qualche mese fa e che è contenuto nel catalogo, e quindi non lo sto a leggere. E viceversa, credo che sia più interessante, presentando alcune immagini che ora sono riprodotte qui nella presentazione che ho sotto mano, fare questo collegamento tra il testo e le immagini che per l'appunto sono, cioè le figure, le carte che sono in un San Michele. Diciamo, forse è un po' complicato in questo caso avere la documentazione grafica lassù, quella meravigliosa sede di un San Michele, e noi siamo qui a fare il convegno, certe volte è più comodo avere le cose sotto mano, vabbè. E, però questo, diciamo, allora già che sono a fare qualche rilievo puramente formale, però diciamo che uno dei temi che poi credo di poter sviluppare con questi gli esempi, appunto, le collaborazioni che mi riguardano, il lavoro quindi condotto insieme a Detti, riguarda un po' il tema dei collaboratori, della presenza di un gruppo, di un lavoro che è sempre quello a cui ho partecipato, io è sempre stato un lavoro di gruppo. Il lavoro architettonico è diverso, forse il rapporto Detti e Scarpa che è stato analizzato in modo molto approfondito, è chiaro che si può anche qualificare, vedere come un rapporto tra due persone che scarabocchiano, disegnano insieme. Ma lavori di tipo urbanistico, addirittura poi di inquadramento territoriale, prevedono una ampia partecipazione di persone che poi, ecco, un po' magari nella mostra questa partecipazione è un po' scomparsa. Mi pareva che si fosse parlato di certe schede in cui venivano anche nominati non solo gli urbanisti, perché poi appunto non era soltanto l'urbanistica, ma collaborazioni che riguardavano l'economia, la demografia, l'assetto giuridico, la viabilità, eccetera. Per dire che alcune figure che forse non compaiono abbastanza in tutto questo convegno sono per esempio quello di Adriano Montemagni, che magari non figura mai, però Montemagni, che aveva solo 10 anni meno di Detti, quindi era, per noi era molto più vecchio ovviamente, e è morto l'anno scorso, aveva 90 anni, quasi 90 anni, era una presenza assolutamente costante e determinante in tutti i lavori di urbanistica, appunto dell'assetto territoriale della provincia di Firenze, perché era consulente della provincia, quindi magari non risulta il nome perché era scontato che ci fosse Adriano tra quelli che collaboravano al piano del Mugello, al piano della piana Pisa Livorno Montenegro, eccetera, e così altre collaborazioni appunto molto importanti. Mi sarebbe piaciuto di più, ecco, rivedere questi nomi anche nella mostra, soprattutto perché è lì che forse andavano segnalati, come mi pareva che fosse poi stato deciso, poi non lo so.